Francesco Monte e Cecilia si sono rivisti, chiusi in casa per 5 ore. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, è arrivato il confronto finale, lui a casa di lei per 5 ore. Colpo di scena improvviso per l'ex coppia composta da Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. Tutti noi telespettatori del Grande Fratello VIP non aspettavano altro che il confronto tra i due. Ad oggi, scopriamo che l'ex tronista di Uomini e Donne e l'Argentina si sono finalmente rivisti. A documentare il tutto è, ancora una volta, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che sarà in edicola da domani 29 novembre 2017. A quanto pare, il giovane è stato paparazzo sotto casa dell'Argentina e non solo. Il chiarimento che la sorella di Belen diceva di voler avere con Monte che è stato e è arrivato alcuni giorni fa, proprio nella casa in cui vivevano insieme a Milano. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sono rivisti, ecco cosa è successo. Mentre era ancora all'interno della casa più spiata d'Italia, Cecilia rivelò di voler avere un nuovo confronto con Francesco una volta tornata alla vita reale. La ragazza ci teneva a parlare senza telecamere con l'uomo che le è stato accanto per ben 4 anni e mezzo. All'inizio, la giovane non si sentiva pronta a rivederlo, ma poi l'incontro è arrivato. Il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha annunciato, a Mattino 5, che la rivista diretta da Alfonso Signorini ha documentato con tanto di foto il chiarimento tra Monte e la Rodriguez. Lui l'ha raggiunta nell'appartamento in cui convivevano, è salito ed è stato in casa con la sua ex per ben 5 ore. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, è arrivato il confronto. Francesco è stato paparazzato poco prima di salire in casa della Rodriguez, per poi essere di nuovo beccato dopo 5 ore, alla fine del loro incontro. Quando è andato via, Monte portava con sé delle valigie ed è andato a dormire in un residence. Insomma, lui ha portato via tutte le sue cose e a quanto pare, la loro storia d'amore appartiene solo al passato. I due non torneranno insieme e lei ora pensa solo a Ignazio Moser.